Sta diventando essenziale la chimica, perché tutto quello che ha causato l'inquinamento dei gas serra può nella chimica trovare lo strumento principe per riconvertire quelle plastiche che stanno allagando il mondo e che non sono biodegradabili. Quello che io stesso avevo studiato erano processi per far sì che si vada molto più veloci nel convertire l'anidride carbonica, ad esempio, in prodotti utili, così che si possa ristabilire un equilibrio. La cosa che tocco con mano ogni giorno è che le aziende chiedono questo. Sono ormai tutti convinti che non si possa più fare a meno di tutelare l'ambiente e questo rende l'economia circolare e la sostenibilità essenziali e dà alla professione dell'ingegnere chimico, dell'ingegnere per l'ambiente, un mondo di opportunità. Le imprese e il mondo della scuola devono dialogare sempre di più in modo diretto. Tre anni fa fu approvato l'indirizzo chimico per l'Istituto Artom e quest'anno per la prima volta abbiamo avuto un numero sufficiente di iscritti, per cui finalmente il corso di chimica riesce a partire. Questo corso di chimica è per noi fonte di soddisfazione da una parte e naturalmente di molta attenzione dall'altra, perché è l'unico indirizzo chimico della provincia di Asti e i ragazzi che ambiscono a questo percorso avrebbero dovuto andare o a Casale o a Torino, per cui siamo molto contenti di aver offerto, di offrire ai nostri ragazzi anche questa opportunità. Un'istituzione come il Comune è vicina al mondo della scuola perché noi abbiamo il dovere di ragionare assieme alle scuole e al mondo della scuola quali saranno le professioni che in futuro saranno richieste. Inutile quindi oggi formare dei ragazzi se poi non siamo in grado di garantire loro, quando termineranno il percorso di studi, l'occupazione.